Siamo con Mirko Lalli, responsabile di comunicazione e marketing della Fondazione Sistema Toscana. Hai moderato un panel su mobile, sulla banda larga, insomma sulle prospettive legate anche a WeMax in Italia. A che punto siamo? Allora, il panel era Mobile Better Tourism. Abbiamo tentato di affrontare la rivoluzione che sta dietro questa parola, la parola mobile, e come questa rivoluzione impatterà e sta impattando sul sistema turistico, visto che siamo all'ABTO. In realtà la rivoluzione è assolutamente trasversale a tutti i settori della società mondiale, non soltanto occidentale. Abbiamo iniziato parlando di infrastrutture, abbiamo con Cisco parlando di come crescono i dati scambiati attraverso dispositivi mobile, di come ormai i dispositivi mobile sono superiori ad esempio al numero della popolazione mondiale. In Italia abbiamo 47 milioni di dispositivi mobile, il 34% sono smartphone. Questo impatta anche sull'uso che le persone fanno di internet e sui comportamenti d'acquisto, perché sposta, anche in termini di marketing, l'azione verso l'immediatezza. Cioè, attraverso dispositivi mobile si cercano informazioni, anche turistiche, nel momento stesso in cui servono, si fanno azioni, si acquistano cose, si acquistano esperienze turistiche nel momento stesso in cui io trovo l'informazione, e quindi si contrae il tempo. Nel momento stesso in cui trovo l'informazione scatta un comportamento anche di marketing. Questo, che sembra in realtà una banalità, sta generando una valanga di reazioni a catena, anche perché il termine mobile, questa è la proiezione che abbiamo dato verso il futuro, è un termine che è destinato a scomparire, perché tutto è mobile, tutto è social. Questo significa che ogni dispositivo della nostra vita quotidiana, dalla nostra autovettura al treno sul quale viaggiamo, alla centralina del gas, dell'elettricità di casa nostra, sono destinati ad essere interconnessi a internet, interconnesse tra loro con un protocollo di comunicazione trasparente. Ovviamente ci vuole la banda larga, per questo ne abbiamo parlato. Questo genera un flusso di informazioni e un flusso di opportunità informative che si trasformano in opportunità per gli utenti, opportunità che ovviamente sono a livello informativo, ma non solo. Stiamo parlando di internet delle cose, quindi non chiediamoci più quali sono i comportamenti delle persone quando utilizzano dispositivi mobile, ma ad esempio cosa succede quando è un treno ad emettere dei tweet in determinati, dei messaggi in determinati momenti, al cadere di determinate situazioni. È ovvio che quello è un meccanismo pervasivo della nostra vita, che sarà un'ulteriore rivoluzione destinata a sconvolgere le nostre abitudini, perché ci offrirà esattamente quelle informazioni real time nel momento stesso in cui ne abbiamo bisogno.